E si ritorna dopo tanto tempo nella serie di Evil Nun, perché sono uscite delle novità di Evil Nun Maze. Ma che roba, mamma mia, finalmente il terzo capitolo della suora tornerà con un grande aggiornamento, con tante novità e finalmente anche con una storia. Ed era anche ora. Quindi andiamo subito a vedere queste novità in arrivo. Ma come sempre siete qui, siete tantissimi like, lasciate più like possibile per questo grande ritorno di Evil Nun. E se vi piacciono questi tipi di video, questi tipi di giochi, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Ma adesso direi di partire, cominciamo. Evil Nun Maze purtroppo è stato un gioco che non ha avuto tanto successo, perché alla fine diventava monotono, sempre le stesse cose da fare, più si andava avanti con i livelli, più vabbè, sempre la stessa cosa rimaneva. Ma finalmente nel prossimo aggiornamento aggiungeranno una storia. Devo vedere brevemente le novità che sono in arrivo e poi devo scoprire insieme che cosa nascondono queste novità. E per farlo ci colleghiamo direttamente con il video che abbiamo proprio visto ieri di Keyplayerians, dove parlano appunto di Evil Nun Maze con delle grandi novità in arrivo. Tocchiamo subito play. Perfetto, metto soltanto un po' il volume che qua a quanto pare l'avevo tolto. Vabbè, questa è la intro del video, guardatelo lì, il martello della suoretta. Sì, sta per partire, si comincia. Tra l'altro in questo video tenetevi pronti perché vi darò anche un'altra novità per quanto riguarda Mr. Meat 2, quindi rimanete sintonizzati fino alla fine. Ok, si comincia, perfetto, si parte, vai, metto pure qua i sottotitoli, su, metti qua. Allora, qui comincia comunque con Horror Brawl. Ecco qua, una cosa che mi sono dimenticato di dire ieri, che su Horror Brawl qui hanno annunciato pure una nuova modalità, e fra poco ve la dirò. Va bene, si parla appunto qua di Evil Nun Maze e poi di Mr. Meat 2, che però quello di Mr. Meat 2 abbiamo già visto ieri, quindi non sto oggi qua a ripetermi tutto quanto. Dedichiamoci però per quanto riguarda adesso Horror Brawl, che adesso vi daranno qua una bella notizia. Dopodiché si partirà con Evil Nun Maze con le grandi novità in arrivo. Ok, ciao a tutti quanti e benvenuti in questo Keyplayerians News, notizia numero 1, che poi però qui mettono il 3, però è la prima notizia. Horror Brawl, stagione 2, che ha avuto un grande successo, e questo l'avevo pure visto ieri, ma l'avevo pure constatato noi stessi. I video di Horror Brawl stagione 2 sono andati molto ma molto meglio rispetto alla stagione 1, vi è piaciuta molto di più questa seconda stagione. Tenetevi pronti perché presto ci saranno nuovi video. Ok, qui parla appunto che aggiorneranno il gioco con nuove cose e metteranno pure la modalità duo, la modalità in coppia arriverà anche su Horror Brawl molto molto presto, non so quando, però uscirà. Notizia numero 2, che è appunto il tema di questo video, Evil Nun Maze. Ok, quello che chiama proprio New Brand Evil Nun Maze, quindi sarà proprio un aggiornamento molto più grande di quello che ne pensiamo. Ok, qua si parla appunto del bambino delle mani blu di William, che però ha fatto una enorme trasformazione, no? L'abbiamo visto su Horror Brawl come personaggio giocabile. Ok, e qui sveleranno appunto William, eccolo qua! William di Evil Nun Maze sarà in questo modo, con questa faccia. Una faccia comunque molto particolare, mi sembra tanto la faccia della maschera. Non vorrei dire, ma assomiglia alla stessa faccia della maschera. Vabbè, qua comunque il famoso bambino dalle mani blu che c'è appunto su Evil Nun 1, no? Quando si parla del bambino dalle mani blu, quello che ci aiuta a scappare con la mongolfiera. E infine, vabbè, qui parla adesso di Mr. Meat 2, ma di questo abbiamo già visto ieri. Ma tenetevi pronti perché oggi vi darò un'altra novità di questo secondo capitolo. Perché qua ad esempio fa vedere come è fatto Mr. Meat, però ne vediamo la faccia. Io qui per voi ho trovato l'immagine che fa vedere proprio il corpo stesso di Mr. Meat, come sarà vestito completamente, e anche l'arma che avrà con sé. Ma che bello, ma che roba. Vabbè, qua fa vedere la scena di Rebecca che torna normale, cara Rebecca, bentornata tra noi esseri umani, no? E qui vediamo Mr. Meat e la faccia, tutto quanto in questo modo, che l'abbiamo pure visto ieri. Ma non vi ho fatto vedere come è vestito realmente Mr. Meat, non vi ho fatto vedere il corpo come è diventato, e anche l'arma che tiene con sé. E qui è diventato un po' più vecchio tutto quanto, vabbè, solite cose. Tenetevi pronti per la preregistrazione che uscirà molto molto presto, quindi potrebbe uscire già la prossima settimana. Spero che esca presto. Va bene, questo era il video news di Keyplayerians. Andiamo a vedere adesso tutte quante le novità che riguardano Evil Nun Maze, il terzo capitolo della nostra cara suoretta. Come abbiamo ben visto, su Evil Nun Maze finalmente scopriremo anche la faccia del giocatore, che in realtà già conoscevamo. E William, il bambino dalle mani blu, che è lo stesso protagonista anche di Evil Nun 2, che è lo stesso personaggio. A quanto pare vedremo la sua faccia. A quanto pare quindi potrebbero esserci anche dei filmati all'interno del gioco. Sì, ma che bello. Ecco, su Evil Nun Maze una cosa che proprio non è piaciuta, ma penso a tutti non è piaciuta sta cosa qua, il fatto che nel gioco non c'erano né dei segreti, né una storia, né dei filmati. Adesso uscirà proprio un grande aggiornamento, infatti l'hanno proprio chiamato New Brand Evil Nun Maze, quindi qualcosa di completamente nuovo, di rinnovato, con nuove cose.
Sicuramente la struttura di gioco sarà sempre la stessa, con dei labirinti, ma molto probabilmente ci saranno anche segreti da scoprire, filmati che si sbloccheranno, e su questo ci arriveremo fra poco. E finalmente vedremo anche che cosa è successo a William. Pian piano si svilupperà proprio una storia dedicata a William, e magari anche collegata con Mr. Meat, perché i due giochi comunque sono stati presentati in contemporanea, Mr. Meat 2 e l'aggiornamento di Vulnan Maze. Può darsi che i due giochi siano collegati tra di loro, e può darsi che forse già un primo Mr. Meat lo vediamo nei prossimi aggiornamenti di Vulnan Maze. Sappiamo infatti che Mr. Meat è collegato con i Vulnan. Mr. Meat sul braccio ha il tatuaggio con scritto SM, che sono le iniziali di Sister Madeleine. E sempre Mr. Meat conosce la ninna nanna di Sister Madeleine. Insomma, comunque, conosce delle cose. Vuol dire che si sono incontrate. Non è che uno si impara le cose di un'altra persona senza mai averla vista in vita proprio, no? Va bene, andiamo sempre avanti qua con William, che prima in questo modo, sì, non è proprio il massimo, no? Però su Horror Brawl l'abbiamo visto ringiovanito. Però qui gli manca una gamba. Quindi a quanto pare quando noi lo incontriamo su Horror Brawl ha già perso la gamba. L'ha già persa in qualche modo, non sappiamo ancora, ma lo scopriremo su Evil Nun Maze nel prossimo aggiornamento. E sarà in questo modo. Ecco la faccia di William. Sarà in questo modo, con i suoi begli occhi blu. Proprio blu profondo, no? No, seriamente. C'è degli occhi blu profondi. Poi comunque, sporco anche di blu in faccia, ma scusa, ma caro William, ti sporchi le mani di blu, però fai attenzione poi a dove ti macchi. Insomma, si è versato un posto blu ovunque. Abbiamo pure scoperto come mai si è macchiato di blu, perché ha messo le mani nel calice di Nazareth, che conteneva appunto liquido blu. Poi lo vediamo finalmente come sarà all'interno del gioco. Qua lo possiamo vedere ancora meglio, guardate qua. Ma soprattutto il gioco sarà ambientato tra il 1944 e il 1960. Date molto importanti. Ebbene sì, sono date molto molto importanti, perché 1944 è stato l'anno in cui hanno portato via Rod da Sister Madeleine. È stato l'anno dove Rod è stato portato via dalla sua retta. E poi 1960 sono 2 anni prima i fatti di Vulnan 1. Quindi vuol dire che noi qua su Vulnan Maze ci sarà una storia bella completa. Scopriremo come mai Rod è stato portato via da Sister Madeleine, quindi nuovi segreti collegati con Ice Cream. Scopriremo come mai William ha perso la gamba. Scopriremo anche come mai William, anzi, tutto quanto il procedimento che ha portato William a tornare all'Eagle School per liberare i bambini dalla lavanderia. Cioè, sarà comunque un gioco che durerà tanti anni, che verrà poi aggiornato costantemente con nuove storie. Insomma, comunque dal 1944 al 1960 sono praticamente 16 anni, 16 anni che dura sto gioco. Quindi vedremo proprio la crescita di William, spettacolare. Io non vedo l'ora di vedere, soprattutto nel 1944, come hanno portato via Sister Madeleine, volevo dire Rod da Sister Madeleine. In quegli anni è successo anche un altro fatto. Sister Madeleine praticamente ha sepolto le suore all'interno del cimitero. Quindi molto probabilmente vedremo anche quella scena dove la suora seppellisce le altre suore. Però adesso mi sorge spontanea una domanda. Il momento in cui noi giochiamo di Vulnan Maze in questa prima versione, in che anno è ambientato? Perché la suora ha già avuto la sua trasformazione. Io non credo che la suora si sia trasformata in quel modo quando ancora aveva Rod con sé. Probabilmente dopo. Ma quando è successo tutto quanto? Ancora non lo sappiamo, ma lo scopriremo presto. Beh, questo significa una cosa: che Vulnan Maze farà parte ufficialmente della serie di Ice Cream in modo canonico. Quindi farà parte proprio della storia. E adesso tenetevi pronti, perché vi farò vedere anche un'immagine che fa vedere sia William di Vulnan Maze, ma anche di Mr. Meat 2, di come sarà il macellaio. E questa immagine potete vederla direttamente da una storia che hanno proprio pubblicato i Keplerance. Cioè, questa hanno pubblicata loro, dove possiamo notare da un lato Mr. Meat, proprio il suo corpo come è diventato, e dall'altro lato William con le sue mani blu, tutto macchiato di blu. Guardatelo qua, guardate qua. Ma soprattutto possiamo notare che Mr. Meat qua tiene con sé il suo prosciuttone. Quindi a quanto pare anche su Mr. Meat 2 il macellaio ci prenderà prosciutto in faccia. Ma che roba, ma dove l'ha tirato fuori sto prosciuttone? Mister Meat, ma pure in prigione ti metti a fare i prosciutti? Ma pure in prigione, ma sei veramente una cosa assurda, ma senza parole, senza parole. Possiamo tenere comunque l'abbigliamento con la sua canottiera, che un po' l'avevamo intravista ieri. Ha praticamente pure con sé una sorta di tracolla, un borsellino, non so che cosa tenga di là. Poi gli abiti della prigione, no? Quindi il pantalone, la felpa della divisa della prigione. William invece con gli abiti dell'Eagle School. Ma
soprattutto guardate una cosa, William ha ancora le gambe. Quindi vuol dire che quando noi cominciamo i Vonnan Maze, William avrà ancora le gambe con sé. Le perderà. Lo scopriremo proprio sui Vonnan Maze. Sui Vonnan Maze scopriremo come mai William perderà la sua gamba. Cosa sarà realmente successo? E chissà se finalmente vedremo anche l'incontro fra Sister Madeline e Mr. Meat il macellaio. Forse il Mr. Meat avrà la sua pozione segreta che utilizzerà. Lo scopriremo molto molto presto. Va bene, io direi allora, prima di concludere, magari facciamoci qualche bella partita di Vonnan Maze, giusto così per riprenderci un po' la mano. E dunque eccoci qua di nuovo su Vonnan Maze, terzo capitolo della suora, che quindi a quanto pare è ambientato dopo i fatti di Vonnan 2, il filmato segreto con l'evocazione di Nazareth. E a quanto pare abbiamo pure scoperto un'altra cosa, è ambientato dopo che Rod viene portato via dalla suora. Ma in tutto ciò William cosa c'entra? Cosa c'entra in tutto ciò? Vabbè, sono arrivato qua a livello 10, anche se in realtà, se voi avete visto i video scorsi, ero arrivato molto più avanti, solo che poi, lo sapete, ho cambiato telefono e ho perso tutti i dati di gioco. In realtà, comunque, io sto portando i video di Vonnan 2, proprio di Vonnan in generale, sul terzo canale nel frattempo, fino a quando non escono le novità. Quindi se volete andare pure nel terzo canale, vi potete vedere i video dedicati a Vonnan. Ok, Vonnan Maze è questo. Praticamente noi siamo qua all'interno della Eagle School. Dobbiamo premere dei pulsanti che ci consentiranno appunto di poter scappare via. Ma dobbiamo fare attenzione, perché nei paraggi si aggira Sister Madeline, la nostra suoretta. E là! Via, 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 aiuto, aiuto, aiuto. Scappiamo, 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 veloce, veloce, veloce. Aiuto, suoraccia, non mi prenderai, non mi prenderai. Brutta suora, una brutta suora. Ok, pulsante si trova qua, premi velocemente. Ok, premuto alla grande suora. Si trova di qua, si trova di qua. Aiuto, aiutatemi, aiutatemi, veloce, veloce, veloce. Ciao, 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 me ne vado, me ne vado, me ne vado, me ne vado, non so dove. Ah, di qua, posso andare di qua? Sì, ma tanto sono chiuso! Ma perché mi fanno sti labirinti che rimango chiuso? Ma non ci posso credere, io come faccio adesso ad andare di là? Come faccio? Scusa, suora. È tutto chiuso. Oh, meno male, sta andando, vabbè! Io non posso andare da nessuna parte, non posso scappare, perché se vado di qua, cioè vi faccio vedere, rimango chiuso, non posso fare niente, non posso fare niente di niente. Speriamo che non mi abbia visto e come. No, non posso uscire, non posso uscire. Sono bloccato, ce l'ho fatta, non so come. Via, via, via. Aiuto, 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 veloci, veloci, veloci. Andiamo. Scusa, premi. Ok, ce l'ho fatta. Ok, via, verso la libertà, Sister Madeline non mi ha preso. Comunque, come potete ben vedere, in questa partita non c'è stata una storia, non c'erano segreti da scoprire. Col prossimo aggiornamento ci saranno segreti da scoprire, novità in arrivo e spero anche comunque dei nuovi potenziamenti. Quindi che dire, io mi prendo qua tutti quanti i soldini, direi di finire qua il video, fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se voi non vedete l'ora di provare il nuovo aggiornamento di Vonnan Maze. Spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mi raccomando spalliciate, che dividete e iscrivetevi al canale con la campanella attiva. Noi ci vediamo al prossimo video, come sempre vi auguro buona giornata, buona serata, buonanotte, ciao a tutti e buon panino a tutti.